Ciao! Letterine di oggi, rubrica della posta dei babù. Oggi cominciamo con una cartolina che ci viene da Caorle, che è vicino? Vicino a Venezia. E ce la manda Sofia. E ce l'ha mandata a settembre. Abbiamo passato... vedete quante letterine ci arrivano? È un po' in ritardo, ma Sofia, la tua cartolina è qui! E ce n'è un'altra di cartolina da Collodi, guardate quanto è bella! E questa ce la manda Elena, che ha 11 anni e ci segue dal primo video che abbiamo fatto. Vuole i saluti di una qui che non conosciamo per niente. Eccola! Vuole i saluti di Lollina. Ciao! E guardate che meraviglia, ve lo faccio vedere, ci ha disegnato qui. Guardate, Lara, Barbara, Lele, io. Quindi questo a tutti gli effetti è un selfie con Babù. Quando fate dei disegni, o se vedete la foto con noi, degli eventi, ok, ma quando fate un disegno con noi e lo volete condividere, mettete sempre l'hashtag selfie con Babù, così noi in qualche modo lo troviamo. E poi qui c'è un'altra letterina. Allora, ciao Barbara e Lara, sono Valeria, ho 6 anni, la mia LOL preferita è Lollina, anche Alice e anche Punk. Poi il mio video preferito è Mission Impossible. E guardate che bello il suo disegnino, guardate un po', si vede? Allora, ha fatto questo disegnino con le LOL e poi la mia prima LOL è stata Go Go Girl. E qui c'è un po' una fescia, dillo tu, fescia, una fescia. Poi, qua invece c'è Laura. Laura ha 6 anni, guardate un po' che bella letterina, tutta piena di colori. E probabilmente la scrive la sua mamma, perché lei, sì, infatti lo dice, che lei sta dettando e la mamma sta scrivendo, mentre lei ci sta facendo un disegno. Io adesso lo devo trovare il tuo disegno. Eccolo! Guardate quanto è carino. Questo è il disegno che ha fatto Laura, piccolina. Però ha già 14 LOL, quindi è una collezionista. E allora, invece qua c'è... Vi voglio bene, Barbara e Lara. Allora, ciao Barbara e Lara, sono Eleonora, 9 anni, faccio la quarta elementare, ho una LOL e una LIL. E vorrei avere anche Punk Boy, i unicorni sono un po' rari. Allora, Lara, vuoi essere mia amica? Certo! E poi qui ho messo le nostre frasi tipiche, cioè mi togli il collare, tipiti, apri, ho fame. 70. Esatto. Poi c'è Amy, che ha 6 anni, guardate quanto disegna bene, guardate che carina ci ha fatto già, tecnicamente ci ha fatto... Wolf, questa è la cagnolina di Teacher Bao e questa è la nostra bellina. E non solo, Amy ci ha fatto anche Lara, guardate quanto l'ha fatta carina, e ha fatto anche me, mi disegnate sempre benissimo, un po' gli occhi storti. Poi, ciao Barbara e Lara, sono Alessandra, ho 7 anni, abito a Viterbo, guardo molto i vostri video su YouTube, mi piace molto Paperissima Lolla, le lolle di Lollina Alice. Sì, Lollina ti può salutare, eccola qui, ciao. E guardate quanto è bello il suo disegno da colorare per Lara, è molto molto bello. Grazie, grazie, grazie. Poi qua c'è... ciao Barbara e Lara, vi ricordate di me? Sono Asia, quella che vi ha mandato lo smalto. Sì, che me lo ricordo, l'ho anche messo, l'avrai visto in qualche video che avevo lo smaltino tuo. E la borsetta, mi potete salutare in un prossimo video? Ciao Asia, è tutto tuo il saluto. Ciao. E vorrei essere salutata da Lollina... e Alice è di là che sta sduplicando cose. Vi mando alcune cose, spero che vi piacciono, vi voglio un sacco di bene. Il mio sogno più grande è di potervi incontrare, chissà, magari non si sa mai. E qui ha messo la lista delle sue LOL, ragazzi, ne ha un sacco. Fammi contare. Tu le conti? Sì, intanto poi io leggo, tu le conti. Invece io vi faccio vedere qui. Che bello, ha fatto il Tipi Team. E poi c'è la LOL rapita, quella Kansas che era nella Mission Impossible. E qui altre LOL. Poi qua abbiamo Giorgia, che ha 10 anni, abita in un piccolo paese della campagna, adora i nostri video per molti motivi, siamo carine, gentili, generose, avete delle LOL stupende, Lollina, mercoledì e... Guardate che bella Alice che appare quando fa 39 LOL. Wow, 39. Quando Alice fa a testa in giù, ecco, ha già disegnato uguale. La mia preferita è Alice e amo quando dice papuppa. Mi fate salutare da Lollina? Certo, fai tu i saluti con Lollina, tieni. E Fashion, la regina del mondo, sarei molto grata. Anche io guardo i miei contro te, anche lei guarda tantissimo i miei contro te. E abbiamo ancora il disegno che ci ha fatto Flavia, guardate quanto è bello. È bellissimo, guardate che bel cerchietto che ha fatto, stupendo, bellissimo veramente. E io sono Lollina. E poi qui sempre da Flavia abbiamo anche questo con la carta rossa con Miraculous, che fai anche tu, fai popup a testa in giù? No, fammi girare che questa vi... Ah, grazie Barbara.
Che fai queste cose, Lollina? Allora, mentre voi guardate questo bel disegno, io vi leggo la letterina e ce la manda Jenny. Ah no, questa è una storia che ci ha fatto Flavia. C'era una volta una bimba di nome Jenny. Era alta, aveva gli occhi verdi, la pelle chiara come la neve, con dei capelli verdi. Verdi. Ed era una piccola ma dolce. Ecco perché, era una zombie. Jenny ha sempre sognato di essere una bimba normale, come le sue amiche, Emma ed Emilia. Loro la apprezzavano per quello che era e non gli importava se Jenny era diversa. Jenny, sei felice che domani sia il primo giorno di scuola? Disse Emilia. No, non proprio. Ho paura che i miei compagni non mi accettino per quella che sono, rispose Jenny. Ma dai, tu non sei brutta. Sei carina. Allora, Jenny, ora ti dirò una cosa. Cioè due cose importanti. Se loro non ti vogliono, allora sono gelosi per tutte le qualità che hai. Se loro non ti vogliono, allora non ti meritano. Grazie, Emma. Figurati. Jenny, Emma, che ne dite di prendere un gelato? Sì, risposero in coro e andarono a prenderlo. Voi cosa ne pensate? Emma, tu? Io prendo fragola e cioccolato. E come te? Anche Lara prende sempre fragola e cioccolato. Io tu, tipo Emilia, fragola e Nutella. Io prendo fior di latte e pistacchio. Finito di prendere il gelato, le ragazze tornarono a casa. Anche Lollina sta sentendo, vedete? Era arrivato il primo giorno. Le ragazze arrivarono a scuola e si presentarono a tutta la classe. Erano tutti loro amici. Tutti facevano i complimenti a Jenny. Come sei bella, brava, intelligente. Vorrei essere come te. Grazie. E da quel giorno Jenny si rese conto che anche lei valeva molto. Flavia, questa storia è bellissima. L'ho voluta leggere tutta perché era proprio bella. E soprattutto, vedi, è una storia di autostima. Io dico sempre, l'autostima, ragazzi, è molto importante. Cioè, non siamo tutti perfetti, vedi? Già, nessuno è perfetto. Io ho le rughe, sono vecchia, però pazienza, fa niente. E cioè, c'è una cicatrice sulla fronte. Lei ha una cicatrice, sì. Non si vede perché è piccolina. E appunto, anche se ce l'hai. Nessuno è perfetto. C'è una cicatrice qua sull'occhio, sul sopracciglio, pazienza. Nessuno è perfetto. Sì. Appunto, bisogna cominciare anche a volere bene ai propri difetti. Già. Se noi ci vogliamo bene, gli altri ci vorranno bene. Ragazzi, certo. Leggiamo ancora qualcosina? Dai, ancora qualcosina. Questa azzurra, va? Allora, 22 motivi per seguire Barbara e Lara, non diciamo parolacce. Ma perché dovremmo dire? Questa cosa la scrivete in tantissime lettere che noi non diciamo parolacce, ma va bene così, non bisogna dirle, cioè non si dice, è maleducazione. Poi vabbè, lontano dal video anche a me scappano. Però già. In video mi devo trattenere, cioè non è che uno... Non urlano. Io infatti mi arrabbio. Non mi piace questa cosa di urlare. Io infatti mi arrabbio quando tipo lei, lo mamma, papà dicono parolacce. Lara non le dice mai, è vero, lei è veramente una bimba... Mi arrabbio con loro così, non si dice parolacce. Allora dice che le piacciamo perché non urliamo. Sì, in effetti sì. Non serve. Noi facciamo dei video piuttosto tranquilli perché non serve esagerare, urlare oppure muoversi. Intanto ci capite lo stesso anche se non gesticoliamo, urliamo. C'è Lollina. Il valore aggiunto. C'è Masternode, c'è Alice, c'è Lele con le sue carte Pokémon. Ci sono le favole, si ride tanto. Ci sono... Gli avvisi per gli eventi, esattamente. Ci sono le letterine Pack Surprise, ci sono le papere, c'è Fashion, c'è Brilla Alice, ci sono le creazioni, tipo la repaint della Surprise, ci sono le ci sono le challenge, i giochi, le recensioni, i giochi a tema LOL, ci sono i saluti, ci sono le live, si parla di bullismo, di cose che non vanno bene. Bello, grazie. Grazie Flavia. E lei dice ci segue da quando abbiamo aperto Lollina, quindi è già un bel po', perché Lollina l'abbiamo aperta appunto a maggio del 2017. Ok, invece qua, che buffa, guarda un po' che carina. Guarda che carina. Allora ce la scrive Beatrice, troppo carina, e qua è stupendo, questo sì me lo ricordo, io le sistemo, le letterine me le apro, le sistemo tutte quante, guardate che bello. Questo sì, ha un sacco di aperture particolari, molto molto creative, guarda, è piena di letterine, voto, voto Lollina, 10. Poi c'è per Stella, cosa c'è per Stella? Computer. Frappe, cono, coppetta, gelato gratis, cioè, genio, spettacolare, siete troppo troppo bravi. Qui ci sono un po' di bigliettini piccoli che ci ha dato Roberta. Allora, per ascoltare la musica con le cuffiette, anch'io una cagnolina che si chiama Nuvola. E poi, ciao Barbara e Lara,
non è da tanto televisivo, ma già vi adoro lo stesso. Anche mia mamma. Ho tre LOL, un Pet e una Lil. Adoro tantissimo Lisce e Master LOL. Quindi grazie Roberta, questo è il tuo disegnino bellissimo. Super. L'ultimo disegnino di oggi, poi continuerete a vedere negli altri video, è questo. E ce lo mandano Penelope e Maya. Guardate quanto è bello. È proprio l'amore, perché c'è Panchino con Lil Punk Boy e Lollina con tecnicamente e i loro messaggi, proprio che basta un cuore, quindi c'è amore, quindi quando c'è amore c'è tutto quanto. Panchino. E sempre insieme al disegnino di Penelope Maya c'era anche questo, eccolo qui, guardate quanto è carino. E soprattutto c'è, doveva esserci la letterina, eccola qua. Allora, ciao Barbara, ciao Lara, siamo Penelope, ho quasi 7 anni. Ho una sorella che si chiama Maya, che ha 3 anni. Vorrei salutare Alice e Lollina tecnicamente, e anche Punk Boy. Saranno contentissimi dei tuoi saluti. E noi siamo del Veneto. Qui c'è anche questo bel disegno. E poi c'è anche un'altra cosa da quest'altra parte. E ci sono tutte le sue LOL segnate qua sopra. Ragazzi, questa era la puntata di oggi della posta di Barbara e Lara, la posta di Babù. Continuate a stare qui nel canale, iscrivetevi se volete, se avete voglia di sentirci chiacchierare e se vi fanno compagnia le nostre letterine. Vi ricordiamo che ci trovate anche nel canale di Barbara e Alessandro. Qui al centro vi metto il logo, la nostra letterina per iscrivervi a questo canale, e ovviamente vi metto qui anche uno dei video che stanno invece sull'altro canale, così avete un po' di qua e un po' di là. Un bacio a tutti quanti, ciao!